André Louf, monaco cistercense e autore spirituale molto famoso anche lui, con numerose pubblicazioni molto lette e diffuse appunto di spiritualità, ci mette in guardia da un rischio che è insito nella nostra concezione del cammino di santità. Dico nella nostra concezione, non in quella del Vangelo. E anche molti autori spirituali, proprio parlando della santità, usano per esempio verbi come salire, progredire, avanzare, cioè arrivare in cima alla perfezione. Ma questa è una concezione filosofica, una concezione morale della vita. Non è la concezione del Vangelo, che è quella di scendere. Salire vuol dire discendere. Ma sentiamo le parole di André Louf. Si credono obbligati a parlare di gradi e di un punto di arrivo, ma corrono il rischio di non farsi capire. Si può cioè dare l'impressione che si tratti innanzitutto di fare dei progressi, salendo sempre più in alto. Excelsior. Tuttavia è importante scegliere attentamente la scala, perché alcune scale non vanno bene, per esempio quelle delle virtù solo umane. Una sola scala è quella giusta, ed è la scala dell'umiltà. È una scala che si sale scendendo. Bisogna salirla abbassandosi e scenderla alzandosi. Non c'è altra via, né altra virtù per un cristiano, se non questo abbassamento nella piccolezza e nella povertà. Fin qui le parole di André Louf. E poi c'è un'altra affermazione di un grande autore spirituale, Giovanni Dalla Croce, il quale ha scritto la salita al Monte Carmelo, ma dovrebbe essere la discesa. E lui ci fa capire bene, appunto, come questa salita è una discesa. Essere santi, lo ripeterò fino alla fine, vuol dire non salire, ma scendere. E quindi ci sono tanti poveri e feriti che scendono senza saperlo, che sono santi forse senza saperlo, che vivono l'agonia, l'abbandono, il senso di abbandono che ha vissuto Gesù stesso. Ed è questa la loro santità. La tua qual è? La mia qual è? Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.